Incidente nella mattinata di giovedì 5 settembre intorno alle 11 a Faletto, Regione Chiaria. Un trattore, per causa ancora da accertare, si è ribaltato finendo completamente sommerso nel torrente Orco, adiacente alla riva. Immediatamente partiti i soccorsi, il primo ad arrivare sul posto è stato Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha dato alle squadre operanti da terra la giusta posizione del luogo dell'incidente. Oltre all'elicottero sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ivrea, l'ambulanza della Croce Rossa, i sommozzatori da Torino, i carabinieri della compagnia di Ivrea, la polizia municipale ed è stata richiesta l'autogru anch'essa partita da Torino. Complicato l'arrivo sul posto per i soccorritori in quanto la zona rurale è priva di strade percorribili con i mezzi e si è dovuto procedere a piedi. Il Drago si è messo a sorvolare l'orco verso valle per individuare l'eventuale persona a bordo del trattore, mentre i sommozzatori stanno cercando di verificare se non si trovi bloccato all'interno dell'abitacolo.